Rivedere le leggi che hanno provocato il sovraffollamento delle carceri. Cita la Bossi-Fini sull'equiparazione di droghe leggere e pesanti. Il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alle domande dei cronisti, intervenuti alla presentazione del libro del portavoce della comunità di Sant'Egidio, Antonio Mattone, nell'iperaffollata casa circondariale di Poggio Reale a Napoli, Fico è intervenuto sul tema della situazione carceraria di tutto il paese. Delle carceri, no, il punto è chiaro che alcune questioni sul sovraffollamento sono migliorate anche qui, però sono ancora in condizioni critiche critiche. perché oggi abbiamo 2.200 detenuti, dovrebbero esserne qui circa 1.690, ne erano però 3.000. E abbiamo anche alcune leggi sbagliate. Abbiamo una legge, per esempio, quella secondo me molto sbagliata della Giovanardi Fini, che ha equiparato le droghe leggere alle droghe pesanti. E ci sono degli sbagli che hanno affollato le carceri con reati che Pensate di potevano intervenire su essere. questo? Questo adesso poi vedrà il ministro della giustizia, perché sicuramente ha studiato molto bene la questione dell'affollamento carcerario delle carceri, è andato alla presentazione del rapporto del garante sui detenuti, sono andato anche io, insomma ci sarà sicuramente un processo in atto, ma il punto fondamentale è che noi dobbiamo restituire una persona alla società. Il flusso di migranti e l'atteggiamento dell'alleato Salvini, gli altri argomenti toccati dal Presidente della Camera dei Deputati. La questione sui migranti, lo dico ormai da molto, è una questione che va assolutamente affrontata con l'Europa, e bisogna essere duri con l'Europa in questo caso, molto duri, perché c'è stato un lavarsene le mani troppo grande in questi anni, e allora è molto importante riuscire a tutelare e mettere in salvaguardia tutte le persone che sono presenti sulle navi.